Questo è il Begula Club Café. Esatto, questo è il Begula, è il mio locale, quindi... Qui a Porignano, proprio vicino all'arco dell'entrata del Marchesale, diciamo. Siamo nelle mura di cinta della città vecchia, parliamo di una struttura che ha oltre 1000 anni, insomma, quindi è un locale... E c'è anche il vino possibile quest'anno. Esatto, era veramente un sogno che si realizza, insomma, siccome io oltre a... Ma perché anche merito tuo se c'è il vino possibile quest'anno? Sì, penso di sì. Ma è molto modesto il nostro amico, che ha un nome, vero? Io mi chiamo Leo, penso di sì, perché ho interagito con le cantine, insomma, ho trovato un po' i vini per questa serata. Poi ho anche un'enoteca, quindi... Ma ci puoi far entrare dentro il tuo locale, il Begula Club Café? Dai. Entriamo. Perché, cioè, almeno dall'esterno sembra un locale veramente molto interessante. Questo che è? Il buttafuori? Dimmi, non ho capito. Se il butta fuori o il butta... No, no, io seguo l'altro socio e vedo se dice... Allora, ecco perché siete soci, pazzesco. Ma innanzitutto complimenti per il banco, un bel banco, insomma, no? È un banco... Sì, l'abbiamo ristrutturato veramente... Vabbè, tu sei troppo modesto però, Leo, scusami. Ogni cosa che dici, sì, va bene, è un banco, questo stava, in cantina mio padre dice che devo fare... Infatti... Sono naturale, come il vino, sono senza... Senza trucchi, senza... Uno viene qua, cioè anche durante questa settimana in cui c'è veramente un bagno di... Oltre che di sudore c'è anche un bagno di cultura. Uno viene qua e si abbevera. Qui sì, si abbevera, esatto. Avete sì. Fatto degustazione di vini, insomma? Ma quasi ogni 2 settimane, ogni mese facciamo degustazione di vini abbinati ai prodotti tipici della nostra terra. Abbiamo la più grande biodiversità d'Italia, quindi... Quale terra e posto migliore per far assaggiare i nostri prodotti, insomma.